mondiale inflazionistica che coesiste con una persistenza. Eravamo alla fine degli anni 70 e ovunque c'era un gran fermento. La recessione, le file interminabili ai distributori, la crisi degli ostaggi in Iran. Adesso ripensandoci è incredibile quanti ricordi affiorino. È come se fossero delle istantanee della vita di qualcun altro, al centro della quale c'era sempre lo stesso uomo. Un certo Steve Rubella aveva un sogno: organizzare la più grande festa che si fosse mai vista e farla durare in eterno. Creò un mondo che divenne qualcosa di reale, dove una reginetta di 80 anni poteva scatenarsi fino all'alba, dove le modelle si univano ai meccanici, gli idraulici ballavano con le principesse. Un posto dove non c'era spazio per le etichette. Un posto dove non esistevano regole. Al numero 254 Ovest della 54esima strada di Manhattan, tra la 7ª e l'8ª Avenue, 30 anni fa, si scrisse la storia di Studio 54, la discoteca più leggendaria del mondo. Ve lo sareste mai immaginata oggi, dopo tutti questi anni, con la forza degli effetti e della tecnologia del terzo millennio? Negli Open Space Studios di Ischia abbiamo ricreato per voi più di un film, più di una festa, più di un capodanno. 2000 metri di divertimento, video in motion e surround 3D, videoscenografie, gadgets ed effetti spettacolari. Grande l'organizzazione, grandi le dimensioni, grande la festa. Martedì 31, dopo la mezzanotte, vi aspettiamo negli Open Space Studios di Ischia per il Capodanno che non potrete mai più dimenticare. Come accadeva ogni notte 30 anni fa, ecco per voi, ancora una volta, la festa più grande del mondo. Martedì 31, dopo la mezzanotte, Open Space Studios di Ischia. Bentornati allo Studio 54 Network. Monta su, non ci avrà.